partita Macerata all'Auditorium San Paolo la seconda edizione di Non a Voce Sola, la rassegna di poesia, filosofia, narrativa, musica ed arti ideata e organizzata da Oriana Salvucci, che incoraggiata dallo straordinario successo che la rassegna ha riscontrato l'anno scorso, ha voluto fortemente continuare il percorso di conoscenza all'interno del pensiero femminile. L'apertura della rassegna è stata affidata a Chiara Zamboni, filosofa interessata particolarmente al rapporto tra potere e donne e che nel comune di Macerata ha trovato una presenza femminile molto importante che ci fa ben sperare per il futuro della nostra politica. Chiara Zamboni è stata presentata e introdotta dall'assessore alle politiche sociali Stefania Monteverde, che oltre ad essere una studiosa di filosofia e quindi a sentirsi naturalmente legata alla rassegna, è anche una delle protagoniste della scena politica maceratese, una donna che a lungo ha combattuto la mancanza della presenza femminile nel mondo politico. È necessario riflettere sull'agire politico, oggi questo è il tema, cioè che tipo di politica stiamo praticando, che tipo di relazioni nello spazio pubblico. Mi rendo conto che i termini potrebbero essere complessi, ma invece è estremamente importante interrogarsi sulla filosofia, sull'agire politico, sullo stare insieme, sul bene comune. E penso che gli amministratori dovrebbero farlo tutti, ma anche i cittadini per recuperare il loro essere cittadini attivi. Non potevano mancare all'apertura di Non a Voce Sola il vice sindaco e assessore alla cultura Irene Manzi e l'assessore alle pari opportunità Federica Curzi, entrambe testimoni di come il lavoro di squadra delle donne porta all'arricchimento della politica. Il tema della rassegna quest'anno è proprio quello dello spazio pubblico delle donne, quindi un tema che si lega direttamente in modo molto vicino al tema del potere, della gestione anche della cosa pubblica. Macerata non solo raddoppia rispetto alle anteprime, alle aperture di Non a Voce Sola, ma raddoppia anche nel numero poi delle serate, perché sia questa sera che domani sarà protagonista con incontri sia pomeridiani che serali della rassegna, con voci e testimonianze anche importanti del pensiero femminile. Quindi Non a Voce Sola sicuramente porta fortuna a Macerata, ma è una fortuna che ci sentiamo di ricambiare proprio per gli incontri così interessanti, così positivi che ci offre ogni volta e che ci arricchiscono soprattutto in maniera significativa. Soltanto le donne, o quanto di femminile è nella cultura, nelle arti, nello spazio pubblico, riesce a moltiplicare, cioè aggiungendo due valori, non c'è la somma matematica ma la moltiplicazione di valore. Siamo non solo contente, e parlo al plurale appunto, ma anche onorate, orgogliose che la rassegna decida sempre di aprire il parterre marchigiano da Macerata. Questo ci fa onore anche perché ricordiamo sempre che il rapporto tra lo spazio pubblico maceratese e le donne è veramente in grande e felice aumento. Progetto europeo per costruire la sostenibilità nello smaltimento dei rifiuti, una delle prime esigenze del comune albanese di Kamets. Grazie ai fondi europei per la cooperazione ed in particolare al programma IPA Adriatic Cross Border Cooperation, si risponde all'esigenza del comune albanese grazie anche alla collaborazione del COSMARI. È un curriculum importante che noi creiamo per il nostro comune, perché l'IPA, che è un tipo di progetto che riguarda l'Adriatico, è una bella cosa dal punto di vista del curriculum per la progettazione europea, è il cosiddetto tipico progetto europeo. Che cosa riguarda? Riguarda lo sviluppo umano ed economico dei territori e delle comunità attraverso lo scambio di buone pratiche e l'educazione ambientale dei cittadini per quello che riguarda lo smaltimento dei rifiuti. Il progetto è stato presentato nell'ottobre del 2009, ammesso al finanziamento nel dicembre 2010 e le attività hanno avuto inizio nel marzo 2011 e termineranno il 31 agosto 2013. Tornano insieme allo Sferisterio Opera Festival gli aperitivi culturali organizzati dall'associazione Sferisterio Cultura. L'opera lirica rappresentata in arena diventa protagonista della vita culturale della città e si confronta con le altre discipline artistiche ed intellettuali in un gioco di rimandi che travalica i diversi linguaggi. Ci saranno ovviamente tanti personaggi della cultura, filosofi, giornalisti che parleranno e approfondiranno i vari temi del festival o ad essi agganciati. Ci sarà Monsignor Claudio Giulio Dori che 22 introdurrà gli aperitivi culturali. Inaugureremo il 18 questa mostra organizzata con Confartigianato e con la CNA.
un appuntamento nato 6 anni fa dalla convenzione tra Comune di Macerata e Associazione Sferisterio Cultura, che negli anni è diventato un punto di riferimento fondamentale. Novità di questa 6ª edizione, il coinvolgimento di tutti i soggetti protagonisti della vita culturale della città. Il coinvolgimento del territorio sia un fattore molto importante e determinante per rafforzare il contenuto del festival e la forza stessa del festival, sia attraverso la partecipazione di realtà istituzionali importanti, penso a Regione, Provincia, Camera di Commercio, Accademia di Belle Arti, fino poi a parlare delle tante associazioni importanti, Musicultura, la Salvadei, le realtà anche private che stanno dando il loro supporto, il loro sostegno tecnico e economico a questa manifestazione. Primo appuntamento il 21 luglio con Liberi di Creare, la mostra che darà il via agli aperitivi che si svolgeranno come ogni anno agli Antichi Forni, tutti i giorni alle ore 12, ma visto il successo ottenuto l'anno scorso sono previsti anche incontri serali. Il contesto è ormai quello del taglio delle risorse a tutti i livelli, anche nel comparto sanitario, uno dei più costosi per l'amministrazione pubblica. La Regione Marche è tra le poche non commissariate, insieme alla Regione Lombardia, l'unica con il bilancio in salute. Il Consiglio Comunale aperto a Macerata ha discusso del piano sanitario regionale predisposto dalla Regione Marche e dei suoi effetti sulla sanità in tutto il territorio maceratese. Non è un tempo facile per amministrare soprattutto un sistema sanitario, tenuto conto che in Italia ormai in piedi ne sono rimasti pochissimi. Le Marche hanno la fortuna di stare tra questi. E quindi anche la fortuna di fare una discussione più pacata e più serena sul nostro avvenire, ma tuttavia, pur se pacata e serena, dobbiamo accelerare i tempi di questa discussione e di queste riforme che abbiamo introdotto. L'obiettivo minimo resta quello del mantenimento qualitativo dei servizi. L'importante è riuscire a mantenerla in un momento in cui i finanziamenti, che prima erano nell'ordine di 3, 4, fino a 7 punti percentuali di incremento un anno sull'altro, che sono poi i costi in sanità, oggi sono sotto al punto percentuale, addirittura a costo zero o addirittura con una riduzione. In queste condizioni evitare il rischio del razionamento, cioè della chiusura dei servizi, si può fare solo se siamo bravi a riorganizzarli. Investire in questo contesto diventa perciò una parola quasi impossibile da pronunciare. Il problema degli investimenti e del finanziamento è drammatico, perché il governo taglia tra il 2013 e il 2014 8 miliardi, che significano 200 milioni per la sanità regionale, quindi significa avere non la discussione di queste ore sul ticket, che pure è odiosa perché colpisce in maniera indiscriminata la gente che non si può permettere il ticket insieme a chi invece se lo può permettere, è semplicemente un'approssimazione per difetto di quello che accadrà fra 13, 14, 15 mesi alla fine del 2012-2013, quando la manovra vecchia si sommerà con la nuova, con un effetto di riduzione per la sanità, per i servizi sociali che vengono tagliati per l'80%, per i servizi agli anziani non autosufficienti, per tutto il comparto socio-sanitario e socio-assistenziale in maniera assolutamente annichilente, tanto da tornare indietro, diciamo, negli interventi di alcuni lustri. In coincidenza del Consiglio aperto, la proposta di legge della Giunta regionale per riorganizzare il servizio sanitario regionale, in particolare le zone territoriali, che dalle attuali 13 passano a 5, in corrispondenza, salvo rare eccezioni, con le province della regione. Questa riforma è importante perché potremo fare delle razionalizzazioni sia sulle reti cliniche che per quello riguarda la parte amministrativa, riorganizzando in area vasta i servizi e andando a delle semplificazioni e anche delle riduzioni di ridondanze, di doppioni di costi, che in un momento come questo di grande difficoltà, questa questione dei ticket che è recentissima ce lo insegna. La riorganizzazione avrà i suoi effetti anche a Macerata, la prima area vasta a sperimentare da qualche anno una importante razionalizzazione delle risorse. La preoccupazione a Macerata deve essere quella di essere trattata come zona, esattamente come le altre zone, sapendo che qui a Macerata alcuni processi di razionalizzazione sono partiti storicamente prima e hanno conseguito importanti successi, penso alla chiusura degli ospedali minori oppure all'accorpamento, all'efficientamento di interi reparti o dal passaggio dalla prima fascia neonatale a quella all'appesantimento invece della terza o la quarta età, come si dice adesso. Nonostante tutto si guarda al futuro, a realizzare un sistema sanitario che si fondi su strutture adeguate alle esigenze di una popolazione sempre più anziana. In una logica in cui l'ospedale per acuti serva per quella parte di pazienti cronici
con polipatologie che hanno necessità, ma tenere in ospedale il meno possibile il paziente, perché se no si scompensa per le sue patologie. L'anziano, l'esempio classico dell'anziano che si frattura il femore, deve stare il minimo indispensabile, perché poi magari è anche iperteso, è diabetico, che e questa parte, poi la sua riabilitazione, la sua rieducazione, il suo ripristino alla condizione precedente prima di mandarlo a domicilio, deve essere fatta in una rete integrata che dall'ospedale per acuti lo porti in una struttura ex ospedale riconvertito in lungodegenza, in riabilitazione, e poi con l'assistenza domiciliare al suo domicilio. Questo è il compito che abbiamo negli anni 2000, perché questa è la domanda e a questa domanda ci stiamo attrezzando a dare le risposte più adeguate. Alla fine il Consiglio Comunale ha votato un ordine del giorno all'unanimità che chiede ai vertici regionali della sanità la personalità giuridica per le aree vaste e un investimento su un nuovo ospedale di rete a Macerata, come chiesto dal sindaco Carancini. Io sono convintissimo che noi dobbiamo fare una battaglia non certamente ideologica, ma di serietà per l'intero territorio, e dovremo trovare da un lato la possibilità di individuare un luogo per la realizzazione di un nuovo ospedale, diciamo che possa coprire complessivamente l'intera area vasta, e quindi in questo noi chiediamo investimenti alla regione, ma nello stesso tempo mi pongo anche un problema di autoresponsabilità di tutti gli enti territoriali, i quali d'accordo devono essere capaci di mettersi intorno a un tavolo per poter pensare di costruire insieme appunto all'ente regionale questa opportunità che io credo ineludibile, altrimenti rischieremo di portarci dietro una serie di piccole infrastrutture che probabilmente non farebbero il bene dell'utenza. Chi tiene le redini del bilancio si dice piuttosto pessimista sull'eventualità dell'ospedale di rete, considerata al momento non attuale. Qui si era vagheggiata in maniera del tutto però isolata l'idea di un ospedale unico provinciale, che non mi pare al momento attuale abbia le condizioni di realizzazione. L'assessore regionale alla sanità si dice invece più possibilista, quantomeno ad aprire una discussione sul tema. Io credo che sia un terreno di ragionamento e di confronto che dobbiamo aprire, lo faremo, non è stato fatto in passato perché si è lavorato su altro. Io credo che sia venuto il tempo di aprire questa discussione, il sindaco da questo punto di vista ha ragione.